Buonasera. Ringrazio ovviamente gli organizzatori, sono impegnati, quindi Paolo, sono Lego. Io non so, voglio fare una piccola un discorso velocissimo, non so se dire se sono onesto o disonesto, mi hai confuso. Dirò sicuramente, o siamo onesti o disonesti, nessuno crede che la causa di questa crisi sia l'onestà o la disonestà o l'illegalità, e questo per essere chiarissimi. È ovvio che il comportamento adeguato da parte dei politici e dei cittadini sarebbe l'ideale, però comunque le cause sono diverse di questa crisi, quindi nessuno ha mai asserito questo per correttezza mia personale, però mi tengo a metà strada, a volte sono onesto, a volte disonesto. Allora, mi hai dato l'assist, sì, cause e effetti, si è parlato tanto delle cause, pure Luciano prima aveva parlato delle cause, e io invece mi concentrerò sugli effetti, su come ridurre possibilmente gli effetti di questa crisi, di cui non vorrei assolutamente aggiungere nulla perché è sotto gli occhi di tutti, la viviamo, la conosciamo, è stato comunque detto, quindi assolutamente cercherò di tenermi in 10 minuti senza quindi allargare, perché ci sarebbe tantissimo, tantissimo da dire, come sicuramente non dirò nulla su quello che deve fare uno Stato. Io ho portato soltanto il libro Cittadinanza e Costituzione, ho scritto tutto quello che sono i nostri diritti e doveri, ovviamente non stiamo qui a ripeterli, li conosciamo tutti, articolo 1, articolo 3, 36, quindi il lavoro è un diritto, un dovere, è chiaro, no? Queste cose sono, credo, palesi, non dobbiamo tornarci assolutamente sopra, come avere un reddito dignitoso per sé e per la propria famiglia, quindi assolutamente non userò del tempo a disposizione per parlare di questo, però è chiaro che dobbiamo trovare, porre in essere le condizioni per avere lavoro e per avere un reddito dignitoso. Questo è alla base di tutto, nessuno lo mette in discussione. Okay? Però veniamo da un periodo, anzi siamo ancora in un periodo difficilissimo e abbiamo degli effetti, ovviamente. E io leggo alcune cose velocissime, così perché altrimenti passano inosservate, oppure tutte le sere noi ci abituiamo a queste notizie e poi ce ne dimentichiamo. I suicidi per motivo economico sono passati dai 89 casi del 2012, 149 casi nel 2013, 201 caso nel 2014, sono più che raddoppiati. Questi sono gli effetti. Suicidi per motivi economici sono di vario genere, diciamo che la statistica comprende vari casi, però siamo in una condizione di questo genere. Chi non è sensibile a queste cose non può non ragionarci sopra, non può non ragionare sugli effetti di questa crisi, ovviamente. Poi c'è chi li supera, fa dei ragionamenti macro, che non voglio entrarci in determinati discorsi, uno può essere a favore dell'euro o può essere contro euro, può essere a favore dell'Unione Europea o contro un euro, io non voglio entrare in questo discorso, mi voglio concentrare sugli effetti, perché come quando eravamo ragazzi io andavo a mare, mi ricordo mia mamma mi dava la protezione, vai a mare, io 16-17 anni, quella bianca, andavo lì e mi scottavo ogni volta, la protezione una volta la mettevo, una volta no, poi tornavo a casa scottato, che fai, non curavo gli effetti? Curavo anche la scottatura, era comunque colpa mia, comunque avevo tutti i mezzi per non scottarmi, e il giorno dopo andavo lo stesso a mare, cioè ritornavo e mi riscottavo, però la sera quando tornavo a casa cercavo sempre di ridurre gli effetti di quello che stavo subendo. Poi vi dico altre cose velocissime non dette da me. Boeri, parliamo di maggio 2015, quindi parliamo di cose veramente recenti. Boeri ci dice che i poveri sono aumentati di un terzo, si è passati da 11 milioni a 15 milioni. Si può essere d'accordo o meno, e i motivi non li stiamo proponendo, ma parliamo da 11 a 15 milioni di poveri in Italia. Questi sono gli effetti che produce una crisi. Quindi ci dice lo stesso Boeri che la povertà adesso è il problema centrale, molto più delle disuguaglianze tra i redditi in quanto tali. Io mi soffermo su questi dati, ovviamente. E ovviamente abbiamo avuto una crisi, ma non lo ripeto, cioè è inutile proprio dirlo, che come non mai vista, no, il nostro paese, unica. Sicuramente io non sono una persona che non cura gli effetti perché vuole che il popolo vada alla fame
e impugni forse il fucile per fare la rivoluzione, perché se qualcuno sta aspettando una nuova rivoluzione, io onestamente no, non sto aspettando la rivoluzione. Questo per essere chiari, perché vorrei che chi non cura gli effetti pensa che noi dobbiamo affamare il popolo forse per portarlo alla rivoluzione, ok? Io assolutamente sono contrario a questa logica, lo voglio dire chiaramente. E allora vi volevo parlare di come, perché in effetti Ivan, quando ha presentato il dibattito, ha detto le uniche cose che non credo sono un aumento, sono il lavoro e il reddito, ok? Sono il lavoro e il reddito, le uniche cose che non crescono. E quindi, visto che non crescono di assodato, possiamo noi creare degli strumenti di sostegno al reddito? Questa è la domanda che io ci dobbiamo porre, che dobbiamo, anzi è già da qualche tempo ormai al centro del dibattito politico, questo ormai ne sentiamo parlare, no? Tipo, è chiarissimo. E allora vi volevo approfondire un disegno di legge del 1148 sostanzialmente, ma sono contento anche che vedo in platea un consigliere regionale, perché io ho portato anche una legge regionale già vigente, non so se ne siamo a conoscenza, del 4 marzo 2009, quindi può essere utile parlare anche di questo, perché si potrebbero fare delle azioni, come dire, e dopo vedremo quali. Ma allora, parlando di questo disegno di legge, tutti, non so adesso se siete a conoscenza, se è un disegno di legge presentato al Senato, in un partito specifico, l'ha nominato Fiorenzo, ma non era mia intenzione farlo, dal 29 ottobre 2013, dove si è pensato a un sostegno al reddito, come aiutare, come curare questi effetti in questo momento dove ci sono questi suicidi e ci abbiamo questa povertà crescente. E ovviamente io lascio pure un foglio qua, se qualcuno vuole darmi le mail, io tutti i fogli che ho, non ho voluto stampare nulla, ve li manderò via mail, avrete poi modo di riceverli. E leggendo tutta la parte iniziale, no? Il comunicato che si fa alla presidenza, c'è scritto tutto, le motivazioni, perché, tutto quello che io poi più o meno vi sto dicendo, troverete tutto. E comunque è informativo, importante e significativo leggere a prescindere da quello che uno pensa, è veramente molto utile. Però andiamo a vedere di cosa parliamo. Di cosa parliamo? Parliamo di un reddito mensile di 780 euro per disoccupati, inoccupati o pensionati che vivono sotto il livello di povertà, che è definito in 780 euro su dati ufficiali da parte dell'Istat, quindi non entro in perché, per come si calcola il 780 euro, perché mi interessa di altre cose. Quindi cosa si fa? Una persona che non ha lavoro, non ha reddito, lo Stato non può lasciarlo in balia. Ma sotto la tenda lo può lasciare. Lo può lasciare sotto la tenda, come abbiamo visto. E allora si pensa di dire, diamo un sostegno a queste persone che sono in sofferenza, non hanno reddito. Ovviamente cambia se sei singolo, se invece una famiglia va da 1.000 a 1.170 euro fino a secondo del nucleo familiare, quindi ci sono delle modalità che potrebbero queste leggere, però il punto focale è riuscire a garantire un minimale di sopravvivenza a una persona, a una famiglia, è importantissimo secondo me questo aspetto. I requisiti velocissimi, come dicevo, avere più di 18 anni ovviamente, essere inoccupato, disoccupato, essere comunque, avere un reddito sotto la soglia di povertà, così se io ho 500 euro di reddito mi vengono assicurati 280 euro di reddito, oppure una pensione, perché prevediamo pure per chi ha la pensione, perché molto spesso i pensionati vengono dimenticati, pensionati che vivono con 500-530 euro al mese, ormai assodato, perché a loro è dovuto quello e devono arrangiarsi, devono fare sacrifici, non possono, dopo aver lavorato una vita intera, fare condurre una vita dignitosa. Ovviamente un appunto che viene sempre mosso è quello, diciamo, questa è una forma di assistenzialismo, prima forse l'aveva accennato pure Luciano, no? Qualcosa non è assistenzialismo, perché ha un sistema che comunque non ti assicura questo reddito e tu poi dici non lavoro, assolutamente no. Perché? Perché è molto importante sottolineare un altro aspetto, che
Nel disegno di legge, oltre al reddito di cittadinanza, si prevede una delega al governo per l'introduzione del salario minimo orario. Ok? Cioè, io sabato ero ad un evento, sono stato avvicinato ad una persona che mi spiegava la sua condizione e mi diceva che loro stanno lavorando a 2,50 euro l'ora. Sicuramente li conoscete questi casi, non so io dirlo per la prima volta. Quindi in questo disegno di legge si prevede anche un salario minimo orario. Anche nel Jobs Act. Anche lo so che si prevede anche nel Jobs Act, però voglio dire, viene a togliere cosa? Questo istituto qui del salario minimo orario viene a togliere il fatto che qualcuno dice tu con 780 euro, un lavoro di 900 euro, 1100 euro, lo rifiuti, non lo prendi, anzi ti licenzi e ti prendi 780 euro così dici non lavori, non fai nulla e sei comodamente a casa tua. Assolutamente no, il problema non sono i 780 euro, ma forse lavorare a 900 euro, a 1000 euro, a 1100 euro. Il problema vero è quello. Quindi noi dobbiamo combattere con delle forme legislative il salario minimo, avere un salario dignitoso, come dicevamo, che è previsto nella Costituzione. Andiamo però a conoscere altri punti del disegno di legge che può essere utile. Ovviamente, dicevo, non è uno strumento passivo, perché bisogna essere iscritti ai centri dell'impiego, bisogna fare comunque un percorso di ricerca del lavoro, bisogna dimostrare di fare questa ricerca e bisogna anche offrire un piccolo contributo alla collettività. Okay, in servizi sociali organizzati dal comune, non più di 8 ore settimanali. Comunque vi è un percorso che bisogna fare all'interno di questo, di quando si ha diritto poi al reddito. Un'altra cosa che voglio dire, quando si perde il diritto, perché si dice ti do l'assistenza, no? Facile dire do l'assistenza, invece no, assolutamente. Nel momento in cui io supero la soglia non ho più diritto, devo adempiere agli obblighi previsti dalla legge, rifiuto le proposte di lavoro che mi vengono garantite. Ovviamente, come dicevamo, le condizioni del lavoro bisogna sempre cercarle, trovarle e crearle. Ovviamente nel momento in cui io rifiuto delle opportunità di lavoro non ho più diritto. Oppure se una persona si licenzia senza, come dicevamo prima, senza giusta causa, quindi perché dice che voglio l'opportunità di lavoro, quindi non si ha diritto a reddito in questo caso. Ci sono altri due aspetti molto importanti che volevo dire, no? Dicevo prima uno è pro euro e contro l'euro, ma andiamo a capire alcune cose che avvengono in Europa, perché molto spesso, soprattutto in questi ultimi 4-5 anni, a partire dal 2011, abbiamo sentito dire troppe volte ce l'ha chiesto l'Europa, ce l'ha chiesto l'Europa, quando c'è stata la riforma delle pensioni, la riforma sul mercato del lavoro, ci sono una serie di condizioni che noi abbiamo subito e quindi ce l'ha chiesto l'Europa. Invece l'Europa ci ha chiesto anche altre cose. C'è stata una raccomandazione nel 1992, c'è stata una raccomandazione nel 2008, che è quello proprio di creare degli strumenti di sostegno, degli strumenti strutturali di sostegno al reddito. Ovviamente io non parlo degli altri strumenti che sono già esistenti, perché la visione è quella di eliminare tutti gli strumenti attuali esistenti e crearne uno in modo strutturale che dia le garanzie che abbiamo poc'anzi detto. Io qua, chi le vuole ricevere le potrà ricevere, parlavano della raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 che ci parla proprio del rispetto della dignità umana, questo persistere della povertà e della disoccupazione ormai è insostenibile, e quindi raccomanda proprio di elaborare e applicare una strategia globale integrata a favore dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, combinando un adeguato sostegno al reddito. Non vado oltre perché mi fermo alle cose più importanti. In effetti in Europa lo hanno quasi tutti gli stati, tranne due, Italia e Grecia, l'avete sentito dire penso tante volte, no? Non so se siete poi andati a vedere all'interno dei singoli stati, posso mandarvi un video che spiega bene tutto, io ce l'ho qua segnati, a partire da quelli più piccoli a quelli più grandi. L'Austria ce l'ha, il Belgio ce l'ha, Bulgaria, Croazia, Cipro, non vi leggo i dati, vi leggo soltanto quelli dei paesi più vicini a noi. Francia ce l'ha, andiamo soltanto sui grandi paesi. I requisiti: avere la residenza, età superiore a 25 anni, una dichiarazione d'onore, fino a 500 euro circa, 1100-1050 euro per chi ha famiglia. L'Olanda, l'Irlanda, Lussemburgo, Lituania, Germania, residenza, risorse insufficienti,
sono esclusi gli stranieri, sono delle condizioni particolari, 1000 euro per chi ha famiglia, 391 euro. Sono sia in forma economica o in forma di sopravvivenza, sì, come dici tu, ti possono pagare l'affitto di casa, riscaldamento, cibo, quello che hai necessità, ok, sostanzialmente. Sono 26 paesi che hanno questa forma di sostegno. Posso essere favorevole, posso essere contro l'euro, però è strano che l'Italia e la Grecia non hanno questo strumento, ce l'hanno invece 26 paesi. Questa è io la domanda che mi pongo, al di là delle mie convinzioni personali, perché io qui non sto cercando di mettere in campo le mie convinzioni personali, io voglio essere chiaro, io non sto solamente dicendo se sono a favore o contro l'euro, sto cercando di far capire perché secondo la mia personale visione uno strumento di sostegno è fondamentale. Tornando invece alla proposta di cui parlavamo prima, ci sono due argomenti di cui vi accenno. Uno che sono le coperture, se ne sente sempre parlare. La copertura, voglio dire, sono frutto di un accordo semplice, nel momento in cui c'è la volontà politica di approvare questo strumento, le coperture si trovano. Quindi non leggerò quali sono state inserite in questo disegno di legge, non mi interessa dire cosa, l'importante è trovare questi 14,9 miliardi di euro, perché l'ha detto l'Istat nel giugno 2015, sempre in audizione al Senato, alla Commissione, questo è un lavoro fatto dall'Istat l'11 giugno 2015, ma anche questo è veramente molto utile da leggere perché contiene veramente molte informazioni utili e importanti, dove ci dice che questo disegno di legge costa 14,9 miliardi. È sostenibile, ha un costo importante, però è sostenibile, è una misura efficace, spiega anche il perché tecnicamente. C'è anche un altro disegno di legge del Diselli, oltre a quello del Movimento 5 Stelle, però costa che quello del PD non viene citato dall'Istat. No, io ti sto leggendo questo dell'Istat, non perché assolutamente lo potrete dire a voi, no, non lo so, assolutamente non è che mi sto preoccupando di questo, lo diranno loro dopo. E parla anche di quella di Selle, che parla di 23 miliardi, ma comunque ci dicono questi 14 miliardi è una manovra sostenibile, importante ovviamente, ma spiega che però tende a costruire una rete di protezione sociale compatta, compensando eventuali insufficienti del sistema del welfare, favorisce il contrasto alla povertà minorile, ovviamente, e quella dei giovani che vivono da solo, perché dicevamo anche se sei solo puoi avere diritto. Sostanzialmente avere un aiuto quando si è in difficoltà, secondo me, è da paesi civili. Il paese civile deve preoccuparsi dei propri cittadini. Io vedo che ci preoccupiamo di tantissime cose, e questa è la mia visione di questa legge, di questo disegno di legge, forse del PD, del Movimento 5 Stelle, di Sello, lo dico chiaramente e serenamente. Tant'è perché non mi pongo il problema, Ivan, del discorso PD o Movimento 5 Stelle o altri? Perché c'è questa legge, come dicevo prima, della Regione Lazio, che del 2009 è stata approvata, penso, dopo la raccomandazione della Commissione Europea, immagino, perché, che ci dice che l'istituzione di un reddito, parlavo della Regione Lazio, l'istituzione del reddito minimo garantito, sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati. Ha dei limiti, perché mette dei limiti in relazione all'età e altri limiti, ovviamente dovrebbe essere adeguata a quelle che sono le esigenze attuali, ma che comunque nel nostro territorio sarebbe in questo momento molto utile. Prima si faceva riferimento alla tenda, io posso menzionare tutte le crisi che esistono nel nostro territorio, assolutamente, voi per Marangoni, Video e altre, quindi voglio dire, è pieno il nostro territorio. Qualche piccola modifica ad alcuni punti, quello dell'età e qualcun altro che non cito, ma ne possiamo parlare. Ovviamente il limite che ha, che non è strutturale, perché parla di un capitolo all'interno del quale verranno i soldi, vanno trovati. Potremmo dare un aiuto a tanti nostri conterranei. Ok, questo, come vedi, è fattibile, ne possiamo parlare, al PD o Movimento 5 Stelle, non mi interessa, ma potremmo agire già a livello di Regione Lazio con una legge già esistente e quindi aiutare tante famiglie che vivono vicino a noi e sono in estrema difficoltà, perché io credo ognuno di noi ha qualche parente, figlio, cugino, fratello, sorella che ha difficoltà.
tutti noi aiutiamo, sono convinto. Chiunque di noi, se ha un fratello in difficoltà e ha 50 euro, lo aiuta. Questo è sostegno al reddito, aiutare chi è in difficoltà. Preferisco finire qua perché penso che il termine, sono arrivato a 19-20 minuti, sono andato oltre, chiedo scusa, vi ringrazio per l'attenzione. Ovviamente chiudo con una nota veramente, ma non è assolutamente polemica, ma è una nota per far capire. Noi abbiamo assistito a un dibattito che poi è stato lunghissimo, quello dei famosi 80 euro e il rimborso IPEF, che costa circa 10 miliardi, circa 9-10, non arriva proprio a 10. Abbiamo avuto altri fondi impiegati per rilanciare il lavoro, che però al momento non si vedono dei frutti. Pensate che solo in queste due manovre avremmo potuto avere l'approvazione di questo disegno di legge in modo strutturale e aiutare forse chi è più in difficoltà, perché ad esempio gli 80 euro sono dati anche a chi ha un reddito elevato. Pensiamo a un marito che ha 5.000 euro di reddito da lavoro, la moglie 1.300 euro di reddito, quella signora ha avuto gli 80 euro. Ok, la signora ha preso, diciamo, si considera il reddito complessivo della famiglia, sì, non è stato tenuto in considerazione il reddito complessivo. Ok, invece con una legge del genere noi guardiamo chi è veramente in difficoltà. Grazie per l'attenzione. Buonasera.